L'applicazione Immuni segnala eventuali contatti con persone positive al Covid-19. In questo modo aiuta ad evitare la diffusione di nuovi focolai. Immuni rispetta la privacy perché usa un sistema di tracciamento totalmente anonimo. L'app non registra nessun dato che permetta di risalire all'identità di chi la usa. Cerca Immuni su App Store o Google Play e scaricala subito. Scarica Immuni, aiuta te stesso, la tua famiglia e il tuo paese. Da Rita Severin Abbigliamento, via Tenente Carella Roccella Ionica, è arrivata la nuova collezione primavera-estate. Qualcuno sta già scegliendo come vestire l'uomo e la donna, dal classico al casual. Scelgono e riscelgono dai nostri brand storici Levi's, Trussardi Jeans, Marella, Surcana, Linea 5, Gaia Life, Sanremo, Ingram e tanto altro. Scelgono con serenità, poiché i nostri locali sono perfettamente sanificati ed ampi, così come gli abiti trattati con la luce ultravioletta. Rita Severino Abbigliamento, via Tenente Carella Roccella Ionica. È la scelta giusta! Se stai cercando una tariffa ADSL conveniente per navigare da casa ma non disponi di una linea telefonica, ricordati che oggi è possibile attivare un'offerta senza telefono e senza fili. Come? Con Reat ADSL a soli 15 euro al mese. Navighi senza limiti di tempo, senza limiti di traffico, per sempre. Allora cosa aspetti? Contattaci al numero 338 22 78 144. Dai laboratori e in te, Biochemistry Evolution, nel rispetto della qualità e della purezza nasce NovaVis. Rafforza le tue difese immunitarie, difenditi dallo stress ossidativo fisico e mentale con vitamina C, magnesio e zinco taurato nelle migliori farmacie e parafarmacie oppure direttamente a casa vostra senza alcun costo aggiuntivo. NovaVis, www.einte.it. Eccoci, buonasera, benvenuti a un nuovo appuntamento, quello del mercoledì. E questa sera l'argomento è, eccolo qui, Roccella, lo leggiamo pure, Roccella Jazz Festival, i miei primi 40 anni, siamo al 41esimo turno questa estate e quindi faremo un compendio, ecco, questa che tra le manifestazioni più importanti del sud d'Italia, internazionali. E lo faremo col direttore artistico Vincenzo Staiano, benvenuto professore in trasmissione. E lo dico a lei e lo dico alla gente a casa, ovviamente i tempi sono quelli che sono e una trasmissione che si può fare in mille maniere, questa sicuramente tutte maniere migliori di come l'andremo a fare questa sera, magari irriverente, perché bisogna farlo col cappello calato, ecco, insomma, questo dibattito. Invece cercheremo un po' di parlare di quello che è stato l'inizio, i vari anni, i vari decenni, in maniera molto molto veloce, quindi non fermandoci, e ci sarebbe modo e sarebbe anche il caso di farlo magari, ma in altri appuntamenti. Adesso per questo 60 News io partirei subito, ecco, dicendo come nasce il Festival di Roccella e perché proprio jazz, professore. Buonasera, sono d'accordo con te che non è facile fare la storia di 40 anni, però penso che in mezz'ora mi consenta, professore, poi certo, tra l'altro abbiamo previsto anche qualche contributo, quindi qualcosa si può dire. Il festival nasce nel 1981 nell'ambito di una serie di iniziative organizzate dall'Associazione Culturale Ionica. È stata un'edizione importante, ricca di nomi famosi. E il primo direttore artistico è stato Adriano Mazzoletti, che in quel periodo era uno dei giornalisti Rai più famosi, uno dei più grandi esperti di jazz che c'erano in Italia. Quindi si può dire che il festival è partito col botto.
A volerlo sono stati il senatore Sisinio Zito, che era il presidente dell'associazione culturale Ionica, e il fratello Antonio, che era il sindaco di Roccella. Sono loro i papà del festival. Sì. Io ho cominciato a collaborare, ricordo quell'anno, il primo anno, come presidente della Proloco. Ero un giovanissimo presidente della Proloco, quindi sono stato invitato a collaborare. Poi successivamente, qualche anno dopo, sono entrato nell'organizzazione vera e propria del festival. E da allora ho ricoperto parecchi ruoli, sono partito da responsabile delle relazioni esterne, poi sono stato membro del comitato artistico, per finire poi direttore artistico. Ma riusciamo artistico. A ricordare perché proprio jazz, prima di parlare delle persone lo faremo subito, ecco perché proprio jazz è a Roccella Ionica? Allora, perché nel profondo sud o cosa, come vogliamo dire? Il jazz ha avuto una fase di boom in quel periodo grazie a Umbria Jazz. Infatti in Calabria. Ma al sud in Calabria c'era il vuoto assoluto? Sì, però in quell'anno, nel 1981, ci sono stati tre festival in Calabria, uno a Roccella, uno a Soverato e uno a Palmi, anche con nomi importanti, perché c'era questa attenzione nuova verso il jazz. Io ricordo per esempio che a Soverato il direttore artistico era Giorgio Caslini, che era il più grande jazzista italiano. A Palmi era coinvolta un'altra associazione, credo l'Arci allora, adesso non ricordo bene, e abbiamo cominciato anche noi a Roccella, però gli altri due hanno fatto solo un'edizione e poi sono falliti. Noi siamo andati avanti con una struttura diversa. Il jazz era il retaggio dei giovani e anche di molte persone che erano appassionate di questo genere, che lo seguivano alla radio. E dopo che è nato Umbria Jazz è diventato anche un fenomeno relativamente di massa, però a Umbria Jazz ci andava molta gente. A Roccella c'erano degli appassionati, c'era un gruppo di giovani, facevo anch'io parte di quel gruppo, che poi hanno costituito anche l'ossatura dell'organizzazione. Che hanno accolto a braccia aperte questa così. Nuova esperienza. Certamente come offerta musicale, in un certo senso ha provocato qualche... non so, qualche risentimento, perché tutti dicevano: ah, ma cos'è sto jazz, si stravolgeva, non sono radici nostre, non o cose non appartiene alla nostra storia. Beh, c'è ancora chi lo dice dopo 40 anni, quindi immaginiamoci all'epoca. Certo, quale allora questo sentimento era più forte, certo, più certo, diffuso. Certo. Professore, noi abbiamo fatto dei patti chiari all'inizio, anche fuori onda, sì, nel senso di essere telegrafici, perché vorremmo trattare quanti più argomenti possibile. Bene così, fermiamoci qui e andiamo subito ai nomi. Cominciamo con i nomi, e il primo nome, beh, è ovvio farlo, è quello di Sisinio Zito. Cosa ha rappresentato Sisinio Zito per il Festival Jazz? Tutto quasi. Tutto quasi tutto. Allora, tutto direi. Tutto. Perché è stato lui a volere il festival, è stato lui a mettere su l'Associazione Culturale Ionica. È stato lui a dare questo indirizzo, che era un indirizzo difficile, però lui era un uomo delle grandi scommesse, e a distanza di tempo possiamo dire che le ha vinte tutte, no? Perché sapeva quello che voleva e sapeva fare le cose. Quindi è stata questa sua capacità e anche il potere che avevo, bisogno di dirlo, perché poi se non si ha un certo potere certe cose non si possono fare. Bisogna considerare che quando è nata l'Associazione Culturale Ionica e successivamente il Festival, i soldi del fondo del Ministero del Turismo e Spettacolo venivano distribuiti in tutte le regioni meno che nella nostra, sì. Allora lui si è impuntato, dice: come mai la Calabria non deve ricevere dei soldi? E così è nato il festival. Il primo contributo che è arrivato in Italia è stato grazie a lui. Quindi questa era la sua forza politica,
E questa è stata la sua capacità di dare un sostegno finanziario importante che ha consentito di fare mille cose. Non bisogna dimenticare che il Festival del Jazz è stata la punta di diamante dell'Associazione Culturale Ionica, ma noi abbiamo fatto un altro miliardo di cose come associazione. Riguarda una delle prossime domande che conterò di farle, tempo permettendo sempre. Allora, subito una seconda persona, un secondo nome, Vincenzo Staiano. Ma lei mi diceva prima, comunque ho fatto pure io parte della Costituente, cosa mi voleva dire, cosa mi stava dicendo? Sì, io voglio dire, quando è nato il festival, ricordo c'è stata un'iniziativa di lancio, io allora collaboravo come giovane presidente della Proloco. Poi sono entrato nell'organizzazione, come ho detto prima, ricoprendo vari ruoli. Bisogna tenere conto del fatto che l'associazione era abbastanza, voglio dire, forte, e c'era un apparato organizzativo ricco di grandi professionalità. Noi avevamo diversi uffici in Calabria, a Roma, quindi c'era un apparato veramente possente. Io, voglio dire, ho lavorato con questo apparato sin dall'inizio, non tanto dalla nascita dell'Associazione Culturale Ionica, ma del festival. Quindi c'erano diverse sinergie, si lavorava su diversi piani, perché c'era la stagione concertistica, c'era il cinema, ci sono stati qualche anno i giochi ionici, abbiamo fatto un miliardo di cose, mostre, teatro, sono stati prodotti alcuni grandi spettacoli teatrali, quindi c'erano queste sinergie, sì, che rafforzavano anche l'immagine del festival, perché era tutto un insieme di cose di che si aiutavano uno con l'altro. Com'era il jazz e il festival negli anni 80 e poi magari anche 90, cioè agli inizi, com'era? Allora, bisogna dire che il jazz era. E mi farà quindi da apripista, perché adesso abbiamo un book fotografico anche. Lo vedremo tra poco. Era, voglio dire, un genere che arrivava grazie alle radio. Non la televisione non trasmetteva per niente il jazz. Poi c'erano questi festival importanti che io ho già citato, Umbria Jazz, ricordo che c'era Trento, c'erano anche altre località che facevano delle rassegne di grande pregio. E poi c'erano questi giovani che seguivano questo genere, che in un certo senso apprezzavano, diciamo, in modo particolare sul piano delle proposte quello che arrivava dagli Stati Uniti, perché c'è stata una specie di passaggio, io ricordo, che anche la mia storia personale, l'ascolto del rock e poi il passaggio a un genere che si chiamava un po' fusion, che era un mix di rock e jazz, e poi si passa al jazz con i grandi di allora, ne cito uno su tutti, John Coltrane, perché poi è stato fondato a Rocello un circolo che si chiamava Circolo John Coltrane, che affiancava il festival dal punto di vista organizzativo. Noi abbiamo cercato di dare un indirizzo particolare al nostro festival sin dall'inizio, e questo ci ha messo in concorrenza anche con Umbria Jazz. Infatti, dal punto di vista qualitativo, Rocello veniva considerato superiore a Umbria Jazz. Perché? Perché mentre a Perugia arrivavano solo gli americani, le grandi star del jazz americano, e spesso in esclusiva. Io ricordo, per esempio, Miles Davis, che andava solo a Perugia perché avevano l'esclusiva. Noi abbiamo
provato a portarlo qua, non ci siamo mai riusciti perché non c'era modo, no? Io penso che è l'unico che strapparli. Non è venuto a Rocella, Miles Davis è l'unico grande. Vorrò anche parlare di relazioni, rapporti, concorrenza e quant'altro, differenziazioni tra questa e quell'altra rassegna. Senta, prima di vedere le foto, credo sia necessario farle questa domanda. Cioè, quali erano le difficoltà? Adesso si viaggia nel più assoluto agio perché abbiamo le strutture e tutto quanto, insomma. Ma agli inizi quali erano le difficoltà nell'organizzare il festival in un cortile di un edificio scolastico? Spazi ristretti, angusti? Mi racconti un po' quegli anni. Ma questa è una bella domanda che ci porta lontano, richiederebbe molto tempo spiegare tutto. Come intanto tutte le domande. Il cortile della scuola era l'unico spazio disponibile allora, era l'unico spazio chiuso dove si potevano organizzare delle cose. Infatti non si faceva solo il jazz, facevano anche delle rassegne cinematografiche. Era lo spazio dello spettacolo a Rocella, lo è stato per una decina d'anni. Non c'era altro modo, ma organizzarlo là significava anche predisporre tutta una serie di allestimenti che comportavano dei costi. Mi ricordo che l'incidenza dei costi per abbellire il cortile era abbastanza alta. Posso dire ai telespettatori che tu allora non c'era nulla di predisposto. Passi là, no? Come? Tu hai mosso i primi passi nella tua professione all'interno. Ricordo benissimo pure io di Giorgio Rassi. Dico, non c'era niente di predisposto, era tutto da inventarsi, da certo. creare, da realizzare sotto ogni aspetto. Certo, ricordo che spendevamo allora, penso che il 20% della spesa complessiva era dedicato agli allestimenti, bisognava pitturare le aule per i seminari, nascondere certe brutture che esistevano. Certo. Io ricordo il Corriere della Sera che allora ci dedicava circa mezza pagina al giorno quando c'era il festival. C'era un grande giornalista, si chiama Vittorio Franchini, e una volta scrisse, dice, nello squallido cortile di una scuola elementare si organizza uno dei festival più originali del mondo. Io ricordo le reazioni locali, tutti offese, scandalizzati. Attenzione a questo originale appena proferito al professore, perché riguarderà la domanda immediata del post book fotografico. Iniziamo, allora cerchiamo di fare tutto in maniera molto veloce, cioè flash, proprio due parole. Bene, su ognuna di queste foto. Partiamo, la prima. Che cos'è? Chi è? Allora, questi sono Steve Lacy, uno dei grandi della storia del jazz, con Shiro Diamond, che è un ballerino giapponese di grande bravura. Questi erano quegli spettacoli. E siamo nel cortile, siamo agli inizi. Questa forse è l'unica produzione fatta, quella di Rocella. Qua non si vede, non c'è il filmato. Però voi l'avete filmato questa cosa, dove Shiro Diamond trascina Steve Lacy su quella sedia, se lo porta in giro e lui suona. Questo è stato un concerto bellissimo, memorabile. Penso uno dei più belli della storia del festival. Un'altra foto. Vabbè, questo è il famoso George Russell, che è considerato in un certo senso uno dei maestri della storia del jazz, era compositore, pianista e direttore d'orchestra, ha composto la famosa La Follia di Rocella Variations, una composizione che noi abbiamo commissionato. Questo forse è l'episodio più alto della nostra storia, quello è lo spartito della follia. Noi abbiamo commissionato l'opera, io ricordo, ho dovuto tradurre un saggio, per fare, lo ho letto, si parlava di questa danza portoghese del 600, e lui, partendo da questo, diciamo, da questo saggio, ha elaborato questa composizione che è stata presentata per la prima volta a Londra col nome di Rocella,
in un famoso locale che si chiama Ronnie Scott's, sì, è stata filmata, è stata registrata e poi è diventato un CD che ha avuto un grandissimo successo e fa girare il nome di Rocella in tutto il mondo. Tutto il mondo. Altra e foto? L'ha fatta entrare nella storia del jazz. Andiamo avanti con le foto? Beh, attenzione. Abbiamo avuto anche passaggio questo, pure altro epocale. Qualche un paio di lotterie. Di lotterie, siamo state abbinate a un paio di lotterie, questo è uno dei tanti biglietti che sono stati venduti, in questo caso vediamo, potete vedere c'è la regata storica di Venezia e altri eventi. Altri eventi nazionali, tra questi il Festival Jazz. Certo, questo mi sembra quello del 1998. 98. Altra foto? Dica. Questo anche allora, questo è Yokohama in Giappone, dove si organizzava una rassegna molto importante e una volta siamo stati invitati a partecipare con un nostro stand. Può sembrare una cosa strana, ma l'abbiamo organizzato, là si vedono. Siamo nel 1994. Sì, abbiamo mandato tutto il materiale a Yokohama e siamo stati presenti in questo importante festival. Fermiamoci un attimo, torniamo in studio, procediamo sempre in maniera molto spedita. Ecco, lei diceva prima, siamo sempre originali. Ecco, l'unicità del Festival Jazz di Rocella Ionica, la cosa che l'ha sempre contraddistinto. Ma guarda, noi abbiamo puntato sull'originalità delle produzioni, che è stato l'elemento predominante nella nostra attività. La differenza con gli altri festival. Cioè, mentre gli altri festival prendono musicisti di giro, gruppi di giro, sì, cioè chiamano un'agenzia, viene, mi manda Tizio, mi manda Sempronio, sì. Per esempio, io ricordo che Umbrian Jazz faceva il festival così, c'era un famoso agente americano, il più grande agente della sì, storia del jazz, si chiamava George Wine, e questo gli faceva il festival, gli portava tutti i musicisti che voleva lui. Sì. Noi abbiamo seguito una strada completamente diversa. Intanto a Perugia non ci andavano solo gli americani, noi abbiamo cominciato a dare spazio agli italiani e agli europei, commissionando delle composizioni come abbiamo fatto con George Russell. Quella di George Russell è stata la più eclatante, certo, però ce ne sono state delle altre. E un'altra caratteristica delle nostre delle produzioni era che noi formavamo dei gruppi particolari che suonavano a Rocella, partivano da Rocella, spesso su un ensemble ad hoc per un determinato progetto. Certo, su base tematica spesso, era molto legata anche al tema. Sì, il passo dell'originalità con il Rumori Mediterranei, perché diventa a un certo punto Rumori Mediterranei il festival? Allora, Rumori Mediterranei nasce da un progetto che noi avevamo già in fase avanzata, riguardava il cinema, la rassegna Le culture mediterranee, che era imperniata proprio sulla presenza delle produzioni dell'area del Mediterraneo. Partendo da questo concetto di Mediterraneo che noi abbiamo lanciato prima nel cinema, poi l'abbiamo immesso nel jazz. Sì. Ricordiamo anche il logo, no? Certo. Del sassofonista, certo, avvolto dalla celluloide o cosa, mi ricordo vagamente. L'arancia sbucciata che però sembrava, diciamo, la pellicola, certo, ecco, di una bobina. Certo, certo. Ricordava questo particolare. Quindi poi l'associazione con i rumori, con John Cage, diciamo dei grandi della storia della musica, cioè, partendo dal concetto che anche i rumori sono musica, infatti si facevano cose molto strane, sì, allora, che spesso suscitavano perplessità particolari
Ricordo anche qualche episodio, qualche reazione un po' strana. E chissà quanti, insomma, se ne possono ricordare. Due particolari, già ne facevamo cenno prima, nel senso l'Associazione Culturale Ionica era non soltanto jazz, era la punta di diamante, mi diceva, ma era tante altre cose, era addirittura anche sport. Ecco, perché si spingeva tanto e avevamo modo di farlo anche in quei tempi. Ricordo i giochi mediterranei, insomma, che hanno avuto per diversi giochi ionici, hanno avuto enorme successo. Che abbiamo fatto alcune edizioni, poi abbiamo dovuto sospendere questa attività. Mi ricordo che andavano sulla Rai, su Rai 2. Ogni anno dopo il Gran Premio, quindi era una stazione molto importante, il Gran Premio, certo, che poteva essere, non so, di Germania o d'Italia, andavano in onda i giochi ionici, abbiamo avuto anche qualche record mondiale, ricordo la marcia, un record italiano nel salto dell'asta, però la cosa più importante è che erano dei giochi basati su quelle dell'antica Grecia, era una specie di manifestazione anche un po' riecheggiante dei fasti dell'antica Grecia, per collegarla alla nostra storia, antichità, sì. C'erano anche certe gare, c'era il meeting d'atletica normale dove partecipavano i grandi di quel periodo, però poi c'era questa manifestazione, questa specie. I miei ricordi sono legati alle interviste che facevano, certo, i grandi campioni, Kova, e tanti altri che, insomma, sì, venivano. E poi c'era invece i giochi ionici storici che rimandavano a quelli dell'antica Grecia, con che venivano organizzati più o meno nello stesso modo, o con le stesse unità di misura, con gli stessi costumi. Una cosa molto bei ricordi, bei ricordi. Allora, un particolare importante anche per costruire tutto attorno, insomma, non stare lì soltanto in quei giorni a dar spettacolo, ma a far durare il festival 365 giorni l'anno, creare anche delle maestranze, crearle in loco. Io ricordo i laboratori, l'importanza dei laboratori che precedevano il festival. Per diversi giorni si tenevano, prima che, insomma, si tenessero queste quattro giornate al cortile, poi a teatro. Ecco l'importanza dei laboratori. Ma i laboratori erano, secondo me, lo zoccolo duro, uso un'espressione abusata, no? Del mondo della politica, la linfa del festival, perché erano indirizzate ai giovani, ai più musicisti, giovani, ma anche musicisti professionisti, che arrivavano qua per seguire i laboratori. Io ricordo 150-200, che bel numero. Si prenotavano ogni anno. Certo, ogni anno. Questa è un'attività intensa che ha dato una grande ricchezza al festival. Cioè, noi abbiamo dovuto sospenderla, ridimensionarla quando poi alla fine non si trovavano più i posti in albergo. Bisogna precisare una cosa, noi per un certo periodo il festival lo facevamo a cavallo tra agosto e settembre, sì, però si faceva nel cortile delle scuole elementari, che poteva contenere al massimo 700-800 spettatori. Sì. Quando siamo passati al Teatro a Castello, la capienza era per 3.000 spettatori, quindi dovevamo fare dei programmi destinati a un'audience molto più ampia, e questo poi ci ha costretti a spostarlo verso la metà di agosto. Il fatto di spostarlo ad agosto l'ha fatto entrare in collisione con la ricettività alberghiera, per cui alla fine molti studenti non riuscivano a trovare una stanza, un posto dove erano a dormire, per cui alla fine sono un po' svilacciate per questo motivo. E no? Io ricordo che telefonavano. Ne sono più avute di critiche a questo proposito, perché da che si allungava anche la stagione turistica ricettiva, perché settembre si portava gente anche a settembre. Sì, però voglio dire. Perché il problema che c'è oggi c'era anche all'epoca, anzi era. No, ma no, guarda, non voglio dire, certo. No, adesso spieghiamo. No, velocemente, bisogna accettare le critiche. Cioè, noi abbiamo provato a spostare il festival un anno, di qualche settimana, 10 giorni alla fine di agosto, però tu devi considerare
considerare che in quel periodo non ci sono più turisti in giro in Calabria, perché qual è la ricchezza anche del Fezzan? Non solo quelli che vengono dal nord per seguirlo, ma anche quelli che si trovano a Cosenza, in vacanza a Soverato, a Tropea, che si partono a Tropea e vengono al concerto. Sì, in un certo periodo, non sono state le strategie ben ponderate, ovviamente. Farlo a settembre significava destinarlo solo ai locali, e questo agli appassionati, le cose. Agli appassionati al locale non si arriva a 3.000, 2.000, 3.000 sì, spettatori. Ma no? Ci sarà stata una strategia ben precisa. È musica di nicchia. Non è che uno si è svegliato la mattina e ha detto inventiamoci un festival. Fare il festival a settembre. Per carità, non è la cosa più importante in questa fase. Invece una cosa importante secondo me è in questi 40 anni tutta quella gente che è riuscito a coinvolgere il festival. Ma non mi riferisco soltanto e propriamente a tutta quella gente insomma retribuita, di lavoratori che venivano qua, facevano insomma la loro professione eccetera eccetera, ma soprattutto ai tanti tanti volontari, ai tanti tanti appassionati, amanti del jazz. Qui c'è una lista di nomi lunghissima e credo che qualche nome potrebbe anche particolarmente emozionarci ed emozionarla, perché poi ha avuto anche degli amici cari, ne sono convinto professore, molti dei quali non ci sono più e che appartengono alla storia del festival. Mi vorrebbe fare questo mini elenco, si sente di farlo? Sarebbe un elenco lungo, e quando si fanno gli elenchi penso che non è giusto tralasciare delle persone. Io posso ricordare, a parte il senatore e fratello Antonio, che sono stati i fondatori in un certo senso, personaggi come Andrea Bova, detto Ninuzzo, che era il vicepresidente dell'Associazione Culturale Ionica, Piero Cusato, un musicista che ha dato un grande contributo, Mimmo Moremmano, ultimo Nicola Passerelli, tutta gente che no, hanno dato veramente molto al festival. E poi tenevo facesse questo ultimo nome, professore, perché è una di quelle persone che insomma gratuitamente il direttore di palco. Era direttore di palco, era un po' tutto fare, era, assistente di palco. Però assistente di palco durante il festival, ma poi si occupava del palco quando per le altre iniziative, si occupava di tutto. Come se fosse direttore di palco, ma non per il festival, quando facciamo i concerti invernali, i concerti in giro, era lui ad occuparsi del palcoscenico. Adesso le faccio una domanda, professore, che credo che insomma non si voglia sentir formulare, e la faccio lo stesso. Il festival più bello qual è stato? Credo, io ce n'ho due in mente, l'89, che è stato l'anno di George Russell, l'anno delle folle di George Russell, e l'anno scorso. Penso che l'anno scorso per me è stato un bellissimo festival, proprio bello perché? Abbiamo fatto delle cose molto interessanti. Intanto abbiamo avuto come ospite, tu vuoi parlarne dopo, ma io... No, lo facciamo subito, non c'è prima e dopo, c'è solo da includere quante più cose possibili. C'è stato Renzo Arbore, che per me è un mito, va bene? Sì. Io... Un festival che non doveva esserci lo scorso anno, che era forte rischio, attenzione, e che è stato invece tra i più belli. L'abbiamo deciso 3 giorni fa, grazie al coraggio del sindaco, di Vittorio Zito e dell'amministrazione comunale, grazie a loro. Cioè, qui sta la capacità. C'è una cosa che non sa da farsi e che invece si realizza, e si realizza forse nella miglior maniera possibile. Io non so se c'è tempo per raccontare una cosa importante. Un aneddoto? Non è un aneddoto, è storia, no? Sì. L'anno scorso c'era il bando grandi eventi, sì. se l'amministrazione comunale non avesse rischiato, noi saremmo stati esclusi. Infatti c'è una polemica in corso, perché 3 grandi eventi che non si sono tenuti sono stati esclusi dalla graduatoria, sì. E hanno perso anche il finanziamento. E quindi il festival l'anno scorso è stato un miracolo, un miracolo. Noi l'abbiamo fatto perché abbiamo sfruttato la fiducia che i musicisti hanno in noi,
la nostra rete, i nostri rapporti. Buon nome. Bisogna considerare che certi gruppi sono arrivati a Roccella senza contratto l'anno scorso, perché il comune, non avendo una copertura, sì, lo poteva fermare il contratto. Si è dovuto fare un bilancio ad hoc in fretta, una storia. Ma poi la storia recente del festival, tanta gente che viene proprio per il buon nome, nel senso che viene certo, bendata proprio c'è perché c'è stata questa voglia di quando si fanno, voglio dire, gente come Renzo Arbore, come Brunori, Sassi, che costano un banco di soldi, mm-hmm, no? C'è, che uno se le può permettere una tanto. Professore, facciamo una cosa, Renzo Arbore, ce l'abbiamo filmato e appartiene insomma anche ai tempi nostri, attualissimi, lo scorso anno, apertura, e così anche ricorderemo la figura di Sisinio Zito. Clip, Renzo Arbore. Dopo la prima con Renzo Arbore e l'Orchestra Italiana, certamente la 40ª edizione del Roccella Jazz Festival non poteva partire meglio. Back to life, back to live, ritorno alla vita, ritorno al concerto. Questo è il tema 2020 della 40ª edizione, la celebrazione del quarantennale dopo il difficile periodo di lockdown. Arbore, con il suo show corale travolgente nel pieno rispetto delle normative anti-Covid, ha coinvolto e trascinato il pubblico presente al Teatro al Castello di Roccella Ionica. In Italia Arbore è stato il primo, 50 anni fa, ad introdurre il jazz tra i giovani. Nella sua lunga carriera, costellata di successi in tutti i format TV ed in tutti i generi, Renzo Arbore non ha mai messo da parte il suo grande amore per la musica jazz. Arbore, durante lo spettacolo, ha spesso ricordato ed evidenziato la straordinaria ed unica cornice del Teatro al Castello di Roccella Ionica. Nella mattinata era stato a visitare la riuscita mostra di Leonardo da Vinci presente nel Palazzo Carafa, rimanendo colpito dall'aspetto paesaggistico e dal contesto storico in cui sorge il castello medievale roccellese. Arbore, da bravo conduttore televisivo, si è concesso ai giornalisti non lesinando di raccontare l'esperienza nella sua tappa calabrese. La presenza attiva ed in prima fila del presidente della regione Calabria, Iole Santelli, che a dire il vero il festival lo conosce molto bene, negli anni è stata quasi sempre presente. La governatrice, che in questi giorni si trova in vacanza nella Locride, si è dimostrata molto soddisfatta per la presenza turistica. Dice: ha vinto l'immagine della Calabria Covid free, quella di una regione dove chi viene una volta ci ritorna. La prima serata è un'ottima partenza per il sindaco di Roccella Ionica Vittorio Zito, che ha lavorato instancabilmente per settimane intere perché quest'anno il 40ª del jazz si potesse celebrare degnamente nel pieno rispetto delle normative anti-Covid. Quello del Roccella Jazz Festival si è confermato uno dei migliori progetti di eventi storicizzati presentati alla Regione Calabria e meritevole di finanziamento regionale. Un'ottima partenza, devo dire, perché è una di quelle serate in cui capisci che anche chi sta sul palco è contento, insomma, della serata, di come sta andando la serata. Quindi si è aperto molto bene, adesso vediamo le prossime sere. Bisogna non perdersene una, perché sono una più bella dell'altra, bisogna dire. Diciamo che i 40 anni sono una data importante. Noi l'anno scorso, ricordo, aveva tante idee, tante progetti che il Covid ha dovuto un po' limitare, non togliendo nulla alla grandezza del festival che compie 40 anni. No, assolutamente, nel panorama italiano credo siamo tra i festival con il cartellone, il nostro cartellone è un cartellone assolutamente competitivo. Qualcuno dice che è il miglior cartellone di quest'anno, è un anno particolare, non abbiamo voluto rinunciare però a ricordare, non dico a festeggiare, perché in questo periodo festeggiare non c'è proprio, diciamo, il sentimento per festeggiare, ma ricordare questa tappa importante che sono i 40 anni del festival. Un finale esplosivo che ha coinvolto una platea sulle note di Vengo dopo il TG e ancora Sì, la vita è tutta un quiz, Tanto per cantà, canzoni che hanno cresciuto intere generazioni e che sono state apprezzatissime. Il pubblico è rimasto molto coinvolto. Arbore ha deciso di chiudere il sipario della prima del Roccella Jazz Festival con Luna Rossa e poi, nel finale a sorpresa, l'indimenticabile Ritmo di Samba di Cacao Meravigliao, che ha caratterizzato tantissime trasmissioni televisive che tutti ricorderemo, tra gli altri, come Indietro Tutta. Yeah.
Sì, torniamo in studio, poi abbiamo visto il nipote, poi vedremo anche un omaggio, avremo anche un omaggio a Sisinio Zito. Intanto, che effetto ti ha fatto vederti festoso come eri accanto alla povera Santelli? Ma questa, non vorrei parlare di questo perché mi commuovo, guarda. Mi dispiace. Andiamo avanti e parliamo adesso dell'Eterno, dualismo con Umbria Jazz, eccoci proprio al capitolo, prima ne abbiamo parlato appena appena, questo conflitto, questo dualismo, questa differenza, qual era sostanziale tra i due festival più importanti, erano soltanto loro, agli inizi? Well, no, questo voglio dire è vero in parte, c'erano altri festival, però i più importanti erano questi. I più importanti erano Roccella e Umbria Jazz. Quindi il dualismo. Soltanto questi tre più importanti. Ecco. L'ho spiegato prima e penso che una delle più belle soddisfazioni che abbiamo avuto come festival è stato proprio il concerto essere di essere accostati a Umbria che comunque godeva di favori, lo dico io, non dovrei essere io a farlo, di favori ministeriali e di partner sostenitori, sensazionale, no? Cosa che non godeva il festival di Roccella, perché era al sud, forse che cosa, professore? Qual era il problema? Il problema del festival di Roccella, qual è sempre stato? Perché non riusciva ad avere questi grandi partner come li aveva in tutta la facilità? La cosa che manca, voglio dire, che a Roccella sono mancati i grandi sponsor. Appunto. Che Umbria Jazz aveva. Ti faccio un esempio, le coop, no? Tu vai, vedi il volantino delle coop per il supermercato e ti ritrovi la pubblicità del festival di Umbria Jazz, no? Questo dimostra la loro forza, la loro potenza. Certamente c'è pure un discorso politico dietro Umbria Jazz, tutta la regione ha scommesso sul festival perché significa far arrivare turisti in Umbria. Io ricordo che c'è stata un'inchiesta un paio di anni fa ed è venuto fuori che un imprenditore che è stato invischiato in una specie di brutta storia, che mi pare che riguardasse l'ANAC, a un certo punto ha rivelato, dice io sono, mi hanno in un certo senso costretto a finanziare il festival. Però questo io lo considero un segno buono, tu immagini un presidente di regione che chiama un imprenditore e gli dice deve finanziare Roccella Jazz, non credo che sia mai successo nel nostro paese, magari un presidente chiama un imprenditore e gli dice firmami un assegno per la mia campagna elettorale, no? Invece Umbria Jazz, la presidente della regione ha fatto questo, grande merito, tanto di cappello. Ceiole Santelli ha sempre seguito il festival con grande attenzione, ci ha dato sempre una mano e poi si è inventata questa cosa dei grandi eventi, è stata lei a crearla, sì. È una grande intuizione politica, perché? Perché certe cose che funzionano, che hanno successo, che hanno vita lunga, vanno sostenute, non dire che ogni anno bisogna fare la gara per avere il finanziamento, perché lavorando in questo modo non si arriva a grandi risultati. Tu non puoi aspettare agosto per sapere se ti danno il finanziamento. Certo. E costruire il bene della regione, non soltanto l'evento. Iole Santelli ha avuto questa grande intuizione, è stato grande merito. Ed è stata una grande perdita. Veloci sempre perché niente, vedo già il tempo che insomma sta scadendo, purtroppo siamo manco all'1-2% di quello che avevamo, che volevamo. Un momento felice, prima ne abbiamo visto uno particolarmente felice, che l'ha resa particolarmente felice, e uno infelice. Cominciamo da quello insomma che l'ha fatta più sorridere, un momento positivo di questa storia del festival. Un altro momento, dai, rispetto a questo. Guarda, io ho una memoria particolare, personale, che è legata anche a certi miei
interessi, e qual magari parleremo in seguito perché adesso non c'è tempo, è stato certamente il concerto che abbiamo dedicato a un musicista italo-americano che si chiama Scott LaFaro, che era un giovane contrabbassista originario di Siderno. Sì. Poi recentemente, sì. Di fatto probabilmente è nata a Cannetello, in provincia di Reggio, però lui, il suo nonno arrivava da Siderno, i nonni paterni erano sidernesi. Questo è morto giovanissimo, forse l'ho già detto, aveva 25 anni quando è morto, e già era un genio, considerato un genio, uno dei grandi del jazz. Quell'omaggio che gli abbiamo dedicato è stato per me una delle cose più belle della storia del festival. Il più brutto, sì. Noi abbiamo avuto qualche, certamente un momento di brutto ricordo, nel 2009, non avendo ricevuto il finanziamento dalla regione per ragioni di rendicontazione, non abbiamo potuto pagare dei musicisti, e questa è rimasta una ferita nella storia del festival. Una brutta ferita che spero che venga considerata nel modo giusto, perché lì non è dire che c'è stato qualcuno che è scappato con la cassa o con i soldi. Certo. I soldi del festival non l'ha avuto, e quindi alcuni musicisti non sono stati pagati. Però posso dire che molti hanno recuperato nel corso degli anni. Un'altra cosa, professore, poi già le anticipo, se vorrà ci rincontriamo, anche perché insomma qualche altro particolare va espresso. Ecco, un momento particolare è quando poi il festival mette il cappotto, no? Si veste d'inverno e diventa anche invernale. Anche questa è stata una sorta di intuizione, no? Chi l'ha avuta e come si è realizzata? No, quella è stata... Per arrivare poi al Jazz Christmas degli ultimi anni. Quella è stata, Jazz Christmas è stata una costrizione di fatto. Noi facevamo il concerto di Capodanno e il concerto di Natale, sì. Facevamo due concerti, sì. Come tradizione, sì. Ma neanche a Roccello, ricordo che il concerto di Natale lo facevamo a Gerace, nella cattedrale, nella cattedrale di Gerace, sì. Invece il concerto di Capodanno lo facevamo a Roccello. Sì. Invece il famoso anno che non abbiamo avuto il contributo, che ci sono stati dei problemi, abbiamo dovuto rinviare a dicembre tutto il programma del festival, perché il ministero non aveva concesso il contributo in tempo e siamo stati costretti a rinviare. Così è nato il Jazz Christmas, sì. È stato un incidente di fatto. Però poi e come è nato invece il festival itinerante? Il festival itinerante, diciamo, già dall'inizio c'era questa doppia programmazione a Roccella e a Reggio, già il primo anno c'è stato, sì. Il primo anno del festival. Poi più in là è ricominciata, partendo da Reggio, si faceva il concerto d'apertura, e tra l'altro loro hanno avuto sempre i musicisti più famosi, più forti. E poi si è cominciato, ricordo, il primo paese ad aderire, a volere questa presenza è stato Martone, ricordo il sindaco Giorgio Imperitura che ha voluto il festival a Martone, e poi l'abbiamo esteso a Siderno, Locri, sì, sì, sì. Cioè, voglio dire, proprio con segnalare che già Siderno organizzavamo la stagione concertistica, che era una cosa molto importante. Dunque, poi un sogno mai realizzato, professore, un sogno intanto suo e poi di chi insomma è attorno al festival, ma intanto il suo personale. Ci si è tolti tante soddisfazioni perché i più grandi sono passati a Roccella Ionica, però secondo me… Ma guarda, il mio sogno… Qualche grande personaggio… Non è personale, quello che io spero… E che, spera ancora? Sì, lo spero, perché è una cosa che deve avvenire, cioè appartiene al passato ma deve essere proiettata nel futuro. Cioè quando è stata sciolta l'associazione culturale ionica, sì. È venuto a mancare qualcosa di importante per tutta la zona, secondo me. Sì. L'associazione culturale ionica era una potenza, bisogna considerare che era la più grossa organizzazione culturale del Mezzogiorno, sì. Per un certo periodo lo è stato. Sì.
quello che io spero è che si riesca a ricreare una cosa del genere, che non si occupi solo di jazz, di musica, ma anche di altre cose, teatro, come cinema. come lo faceva un tempo, personaggio, io spero che rinasca. Un sogno anche in questo senso, un grande personaggio che vorrebbe avere a Roccella, un grande della musica che magari sarà sfuggito nel passato, che ancora conta. Ma io credo, ho fatto la battuta su Miles Davis, che ci è rimasto qua, come si dice. Ma voglio dire, ancora ce ne sono alcuni che vorremmo portare, anche se posso affermare con certezza che i più grandi sono venuti tutti qua. Sì, se non ricordo male, lei voleva Sting, mi pare, Roccella. Sting, no. Una volta me lo confidò, mi pare, no? Non vorrei ricordare male, una volta me lo confidò. Ma Sting, voglio dire, certamente non sarebbe una bella presenza. E io qualche anno fa, per esempio, ho cercato di portare il figlio di Frank Zappa, c'ero quasi riuscito. Ci sono, voglio dire, delle presenze importanti che sono tante. Devo considerare che a livello attuale noi i grandi del jazz li abbiamo ospitati tutti. Sì, 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 sì. Quindi non vedo un nome, va bene, che c'è qualcuno che non è venuto, ma a me sinceramente non voglio nominarlo perché a me non interessa tanto. Per sveltire tutte quante le operazioni, perché siamo in chiusura, stiamo facendo, diciamo così, una cozzaglia di cose, ma è più fantascienza che stiamo facendo in questo tratto finale, ma c'è quella bel tratto di scienza che dobbiamo tornare a fare, perché avevo delle domande, dei particolari, dei passaggi significativi del festival che vanno trattati ovviamente con dovizia di particolari e non possiamo così, insomma, spenderli in pochi secondi. Ora, una scaletta, no, ma il tempo quello che è poco. Ma un'altra cosa, ecco, intanto mi sono rifatto a un film, insomma, di una nota attrice internazionale, i miei primi 40 anni, ecco, volendo fare la domanda che fecero anche a quell'artista, ma i secondi 40 anni come saranno al festival, come te li immagini? Ma io spero di essere. No, è copiata la domanda, perché l'hanno fatta a quell'attrice che ha interpretato quel film, i miei primi 40 anni. Sì. Ma io credo che il festival è un bene prezioso, non solo per Roccella, per la Calabria, e va conservato, va coltivato, va valorizzato, va potenziato. Io continuerò a dare una mano fino a quando mi chiederanno di farlo, però io considero importante che il lavoro che ha fatto il Comune, che ha salvato il festival, cioè senza il Comune il festival sarebbe morto quando è stata sciolta la sua Ionica. Io spero che il Comune, per tutta una serie di ragioni, riesca a creare un soggetto che possa occuparsi di tante cose e gestisca il festival in modo diverso. Cioè ancora si continua un po' a navigare a vista, no? Vi spiego quali sono le difficoltà. Noi siamo a giugno, malgrado l'anno scorso abbiamo vinto quel grande premio che si chiama l'assegnazione, no, del marchio Grandi Eventi, siamo stati tra i primi, sì. Però ancora a giugno non sappiamo se potremo godere un contributo, di qualcosa. Noi abbiamo fatto un programma, ma è sulla carta, però nei fatti non se ne può parlare. Quindi ancora permangono queste difficoltà. Cioè il Comune è un ente pubblico, non può scherzare. Voglio dire, un'associazione poteva fare un programma, invitare musicisti, poi a un certo punto, certo, dice: guardate ragazzi, non si può fare, cercate di capire la situazione. Per un ente pubblico è diverso, un Comune deve prendere impegni precisi, fare contratti, avere una copertura finanziaria. Professore, non può scherzare. Devo chiudere, e chiudo sempre, una cosa seria, un'altra, insomma, sempre per gioco, perché quando non hai il tempo per fare memoria seria, ovviamente devi, insomma, comprendere tutto quanto per gioco, per fantasie. Intanto, quando è la 40ª edizione, quando sarà? Fine agosto. Spero. Fine agosto. Sì. C'è già qualcosa, poi ne parleremo meglio. Sì, c'è un programma. C'è un programma. Però ancora, naturalmente, non può essere
ufficializzato. Quindi c'è stata una programmazione minima da parte del Comune. Adesso le chiedo, in attesa che la Regione praticamente faccia un bando, qualcosa che ci consente di preparare il programma di massimo. Perfetto, allora tra poco ovviamente chiuderemo con qualche altra immagine, perché non possiamo ovviamente avere anche qualche riflesso filmato, però ecco il gioco che le dicevo, svesta i panni di direttore artistico, vesta quella insomma di direttore d'orchestra, si costruisca figurativamente un'orchestra qui davanti adesso proprio in chiusura di questo nostro incontro questo pomeriggio, professore, e mi metta un po' i componenti che vuole, i migliori, i pezzi pregiati della storia del Festival Jazz, e poi me li dirica. Chi vorrebbe? Faccia il mancino della situazione e mi convochi un po' di personaggi storici. Si possono fare a bruciapelo. Io voglio dire, così per giocare un attimino, professore. Sai, io non, la tromba, non posso non pensare a Miles Davis, sassofonista. Sarà capace di farlo, professore, perché l'ha fatto anche l'ex sindaco certo, ma quindi sì, non può farlo lei. Un contrabbassista, potrei chiamare Scott Lafaro, come batterista Jay Baron, che mi piace, come percussionista Trilo Wurto. Pianisti ci sono tanti, Bill Evans, però tu parli anche di gente che non c'è più. Sì, comprendiamo la mia è la storia. La mia formazione. In maniera ideale, che si possa vincere facile, professore, con questi grandi personaggi. Charlie Parker, Terence Monk, questi sono i nomi. La ringrazio, professore, e ci vediamo da qui a qualche tempo, perché non abbiamo preso delle branche importantissime della storia del festival, la stessa comunicazione che è importante per anche il veicolo dell'immagine di questa comunità e anche luoghi, logistiche e quant'altro, altre persone che non abbiamo contemplato questa sera, che contiamo di fare, conto di fare in un prossimo futuro, quando magari questo programma sarà meglio articolato, sarà definitivo magari, e possiamo anche parlarne di questa edizione 2021 del Festival Jazz. Intanto tra i tanti personaggi ce n'è anche qualcuno abbastanza recente che è dettato il pubblico del Teatro del Castello, quale Noa. Grazie professore Vincenzo Staiano, direttore artistico del Festival Noa a Roccella Ionica. Siamo nel 2019 e nel 2020 prossimamente ci incontreremo nei prossimi giorni ancora nuovamente con il professore Staiano. Velocemente, sì? la rivedremo presto. Veramente? Sì. Questa è una bella anticipazione. Anticipazione, certo. Una bella anticipazione. Grazie, professore, grazie. Noa, e a domani con 60 News. Rumori mediterranei e Enthusiasm Summit continua verso est ai confini del jazz a Roccella Ionica, al Teatro al Castello. La serata è iniziata ieri con Crimson Delta Saxon Quartet, un quintetto di tutto rispetto che ha allietato il pubblico ieri, a dire il vero, molto numeroso. Aspettarselo. Noa in voce, Gildor chitarre e arrangiamenti, Gadi Seri alle percussioni e Orr Lubjaniker basso elettrico. Una straordinaria performance quello della cantante palestinese, che ha fatto vibrare le sue corde vocali in uno straordinario scenario, quello del Castello Carafa, davanti ai suoi occhi. Un anfiteatro strapieno come non mai, ma qualcuno giura, c'era da aspettarselo. Darkness, edge of night, you are here, I'm in flight, now I know. When I hear you, now I know, now I know, now I know, when I'm
stessa Noa ai nostri microfoni, ha esaltato la presenza del pubblico, anche se lei è per la quarta volta presente al Roccella Jazz Festival, questa volta ha visto un pubblico diverso, lo ha dichiarato ai nostri microfoni. Io sono felice di essere di nuovo qui a Calabria, in Roccella Ionica. Io amo molto questo festival, è fantastico, il posto, la gente, l'artista prima di noi era fantastico. È sempre un piacere essere in Calabria, perché Calabria è speciale per me, la gente, l'emozione, il calore della gente, la semplicità, il mare. È un piacere essere qui. Che hai trovato di diverso dopo tanti anni comunque? È diverso in festival, più gente, e questo è bello perché c'è una reputation qui, sempre qualità, alte qualità, sempre musica fantastica, è una gioia vedere tanti gente, tutta la gente qui per ascoltare musica vera, la vera musica, è bello. E la Calabria? La Calabria è sempre bella per me. Sfortunatamente io sono, I don't come here, non vieno qui molte volte, cioè è difficile veramente vedere la differenza un anno dopo anno, ma il mondo cambia, tutto il mondo. Ma qui resta sempre la famiglia, le amici, per me l'emozione semplice, la gente semplice, mi piace molto. Perché Bach? Perché lui è un genio. È importante elevare la musica in questi giorni, perché tutto il mondo goes down. È per me una missione, elevare la cultura al posto più alto che possibile. If I can fly, can I fly now? Deeply to heart, but I do, and I'm sure you do too, whether you admit it or not, because the weather is getting hot. Smile, no matter what they tell you, don't listen to a word they say, cause life is beautiful that way. Tears, a tidal wave of tears. Light that slowly disappears. Wait before you close the curtain. There's still another game to play, and life is beautiful that way. Thank you.
Da Rita Severina Abbigliamento, via Tenente Carella Roccella Ionica, è arrivata la nuova collezione primavera-estate. Qualcuno sta già scegliendo come vestire l'uomo e la donna, dal classico al casual. Scelgono e riscelgono dai nostri brand storici Levi's, Trussardi Jeans, Marella, Surcana, Linea 5, Gaia Life, Sanremo, Ingram e tanto altro. Scelgono con serenità, poiché i nostri locali sono perfettamente sanificati ed ampi, così come gli abiti trattati con la luce ultravioletta. Rita Severino Abbigliamento, via Tenente Carella Roccella Ionica, è la scelta giusta. Da oggi con Reat ADSL puoi collegare la tua cassa telematica e il POS a internet con una tariffa vantaggiosissima. Con soli 5 euro mensili avrai la tua connessione alla rete. Chiama subito per maggiori informazioni al numero 0964 82 189 oppure al 338 22 78 144. Reat ADSL. L'applicazione Immuni segnala eventuali contatti con persone positive al Covid-19. In questo modo aiuta ad evitare la diffusione di nuovi focolai. Immuni rispetta la privacy perché usa un sistema di tracciamento totalmente anonimo. L'app non registra nessun dato che permetta di risalire all'identità di chi la usa. Cerca Immuni su App Store o Google Play e scaricala subito. Scarica Immuni, aiuta te stesso, la tua famiglia e il tuo paese.